L'intento di Papa Francesco nei suoi discorsi del tempo del coronavirus, possiamo chiamarli così, era quello di dimostrare la sua vicinanza, ma ancor prima, o meglio, di dimostrare nella sua vicinanza alla gente, la vicinanza del Padre, la vicinanza di Dio a tutti gli uomini. Non solo ai cristiani, non solo ai credenti, a tutti gli uomini. Perché Dio non abbandona nessun uomo e l'uomo è stato creato da Dio. Dio non ha creato i cristiani, i cattolici, i musulmani. Dio ha creato l'uomo. Poi l'uomo aderisce all'invito del suo amore in vari modi, in varie espressioni. E il senso della esistenza di più religioni è proprio questo, che ogni uomo si rivolge a Dio, che è l'unico padre di ogni uomo, per noi è il padre, è il Dio di Gesù Cristo, si rivolge a Dio in diverse espressioni, in diversi come dire, contesti culturali, la sua attenzione a Dio nasce da storie diverse, da contesti diversi e si esplica in contesti sociali, politici, economici diversi. Ma quando noi alziamo lo sguardo al cielo, ognuno vive quel rapporto, quella relazione personale con Dio. Ognuno riscopre che Dio lo ha creato. Ognuno riscopre che Dio ha creato l'uomo e che Dio ti è sempre vicino. Ma dovremmo essere capaci anche di riscoprirci fratelli. Ecco qui il senso della fratellanza universale. Siamo tutti fratelli. E oggi, più che mai, questa dimensione della fratellanza universale la dobbiamo riscoprire, proprio traendo il bene da questo male del coronavirus. Possibile che non riflettiamo sul fatto che basta un virus, uno, invisibile oltretutto, che ti blocca il mondo, che si abbatte tutto ciò che noi ritenevamo potente, che ti abbatte i cosiddetti poteri forti. Innanzi a questo coronavirus, vedete, tutto è crollato. Quasi a dirci che i pilastri su cui noi abbiamo costruito questo mondo e questa umanità sono lontani da quel mondo e da quella umanità che Dio da sempre ha sognato e ha voluto, quello che noi chiamiamo il regno di Dio. Quasi a volerci dire che il progresso, la cosiddetta globalizzazione, hanno fallito, perché invece di diventare progresso, per la gran parte dell'umanità è diventata regresso. Certo, si è avuta una globalizzazione, ma abbiamo creato la globalizzazione dell'indifferenza. Tutti i principi a cui il Papa, principi negativi in questo senso, a cui il Papa ci ha richiamato nei suoi discorsi, nelle sue omelie, anche nelle sue interviste, in questo tempo del coronavirus, per dirci che il mondo deve tornare chiaramente a vivere. Dobbiamo tornare a prima, ma non così. Dobbiamo tornare a un mondo più equo, un mondo in cui l'economia, la finanza, la politica, il progresso, la scienza, devono essere a servizio dell'uomo e l'uomo non può essere schiavo
di questi cosiddetti poteri forti. Vedete, il coronavirus ha avuto il merito di mettere in crisi anche il cosiddetto consumismo, la fragilità del consumismo. E questo ci richiama ad essere oggi veramente più sobri e più essenziali nella nostra vita. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.